termina in parità il derby tra Sant'Egidiese e Provasto, ma alla fine a gioire sono solo i teramani, che hanno giocato l'ultima mezz'ora in 9 contro 11. I vibratiani con tanto cuore hanno stretto i denti ed alla fine hanno conquistato un punto prezioso che fa classifica. Nel team vastese l'occasione persa lascia molto rammarico, soprattutto per non aver sfruttato la superiorità numerica. Il punto conquistato è importante, ma allontana i biancorossi dal primo posto. La Sante è scesa in campo priva di Fanesi e Cristofari. Nel 4-4-2 di Mister Beni, Morelli fa la coppia con Bucchi. Nella Provasto sono indisponibili Benedetti, Potenza e Scudieri. Rientra Oco Rogi in difesa. Della Penna, Castellano e Gargiulo iniziano dalla panchina. Nel 4-3-2-1 vastese il terminale offensivo è Ludovisi. Ed è proprio quest'ultimo ad aprire le ostilità all'ottavo. Tocca poi a Fiore provare a farsi largo tra le maglie vibratiane. Alla mezz'ora l'arbitro fischia questo fallo ad Okoroji, che contesta platealmente la decisione del direttore di gara. Al 37esimo la Sante sfiora il vantaggio con Bucchi, l'attaccante servito in area sorprende la difesa ospite che si salva in extremis. Al 40esimo c'è la prima espulsione di giornata, il signor Olivieri di Palermo vede una scorrettezza in area di Monaco su Ferreira ed espelle il difensore di casa. La Sante resta in 10 e protesta con l'arbitro, che ha punito solo il difensore. Fabio Monaco, sconsolato, lascia il campo. Prima del riposo ammiriamo l'ottimo spunto personale di Morelli, che conclude da posizione angolata. Ad inizio ripresa Mister Beni lascia negli spogliatoi Morelli, al suo posto entra Coduti. Il vasto con Bonfiglio prova subito a sorprendere Castorani. Gli adriatici attaccano ma sono spesso imprecisi sotto porta. Per la Sante la gara si fa più difficile al 19esimo, quando l'arbitro espelle Bagnara per questo brutto intervento su un avversario. Doppio giallo ed inevitabile rientro negli spogliatoi. Con i locali in 9, nell'ultima mezz'ora assistiamo ad una Provasto proiettata alla ricerca del vantaggio. Mister Di Meo passa al 3-4-3, butta nella mischia Castellano e Della Penna al posto di Okoroji e Suriano, ma il risultato non cambia. La Provasto si presenta più volte al tiro, ma la Sante si conferma squadra tenace, decisa a vendere cara la pelle. Nel finale i locali protestano per questo offside fischiato a Bucchi. Termina così 0-0. La Sante si tiene stretta con orgoglio il punto conquistato. Alla Provasto non resta che il rammarico di aver sprecato una grossa opportunità.